idonei a soddisfare il fabbisogno, deve definire gli standard clinici da seguire e deve sorvegliare sulla loro attuazione. Io credo che se noi riuscissimo a fare questo, anche tutta la discussione che noi incentriamo sempre sugli ospedali verrebbe in qualche modo a depotenziarsi di alcune inutili, diciamo così, posizioni campanilistiche legate più a protezioni di situazioni territoriali, e aprirebbe invece una discussione più seria su quale funzione dovrebbero avere gli ospedali se funzionasse questo modello organizzativo. Ma siccome noi dobbiamo pensare al futuro, non possiamo pensare solo di consolidare le situazioni, come dire, attuali e difenderle come se si trattasse di cortili. Dobbiamo dare una prospettiva a questa provincia che deriva anche, diciamo così, dalla necessità di superare un modello organizzativo che ormai, diciamoci la verità, fa acqua da tutte le parti. La questione di un nuovo ospedale al sud, e qui mi ricollego al tema che voglio anche porre, non è questione, guardate, che nasca oggi. Ne parliamo da 40 anni. Ne parliamo da 40 anni. Nelle assemblee delle cosiddette unità sanitarie locali che vengono istituite, se non ricordo male, nell'80, dall'80 ad oggi sono passati 36 anni, in quella del sud della provincia la prima questione posta fu: dobbiamo fare il nuovo policlinico. Sono passati 36 anni e non succede niente. Allora anche la regione, da questo punto di vista, Alessio lo sa perché ne abbiamo parlato altre volte, io comprendo le difficoltà, però ormai siamo di fronte ad una scelta ineludibile. Abbiamo detto agli ospedali di Gaeta e di Vinturno, e se volete allo stesso ospedale di Formia, di stare tranquilli perché il depotenziamento di queste strutture ci avrebbe permesso di realizzare la nuova struttura. Se non succede niente, e come non succede niente da moltissimi anni, appariamo anche poco credibili nel mantenere i nostri impegni e le nostre promesse. Questo poi non è forse, anzi questa è la sede, perché questa è una sede sindacale dove per fortuna gli elementi di settore sono sempre inquadrabili nell'ambito dei problemi generali di sviluppo. Però io vorrei ricordare a tutti, e vorrei ricordarlo alla regione, che per quanto mi riguarda anche politicamente è una regione amica, che in questa provincia non si realizzano grandi infrastrutture da 50 anni. C'è qualcuno che riflette su questo aspetto? Le ultime grandi opere realizzate in questa provincia sono state la Flacca e la Pontina. Stiamo parlando di un'epoca che è a cavallo tra gli anni 50 e gli inizi degli anni 60. Guardate, c'è ormai un gap infrastrutturale della provincia di Latina che non riguarda solo la sanità, riguarda in generale le strutture che devono consentire uno sviluppo che è clamoroso. E se voi pensate che nel frattempo si è impoverito tutto il comparto pubblico, tantissime aziende, anche quelle diciamo più forti, a nord e a sud, hanno smobilitato, noi siamo rimasti più poveri. Questa c'è una povertà di questo territorio che poi ovviamente sulla sanità trova anche dei momenti più acuti di espressione, perché poi dentro la sanità ci sono le tragedie personali, ci sono le situazioni più dolorose che siamo costretti ad affrontare. Ma che cosa dobbiamo ancora come dire, commentare? Il dato degli accessi al pronto soccorso, quando il 50% sono accessi da codice verde. Cioè sono persone che non devono andare al pronto soccorso, che affogano inutilmente le strutture e che impediscono agli ospedali di svolgere la funzione che devono svolgere. Il 50% di quelle persone sono arrivate lì perché non funziona la sanità territoriale, non funziona il distretto, non funziona una presa in carico che inizia giustamente con la diagnosi e si conclude col progetto assistenziale. Bene, tutto questo bisogna che ce ne rendiamo conto e superiamo la logica di difendere ciascuno la struttura che in un modo o in un altro sta all'interno del proprio territorio.
Allora, io voglio porre una domanda chiara, secca, lo sai, il direttore sa che io di questo ne parlo spesso, se volete anche provocatoria. Questa provincia si può permettere 3 punti per l'urgenza emergenza? Qualcuno me lo deve rispondere, mi deve rispondere anche la regione su questo, perché se si li può permettere ci dobbiamo mettere le risorse, ma se non si li può permettere è inutile continuare col modello organizzativo di 3 punti per l'urgenza emergenza e poi non facciamo funzionare quelli che veramente sono deputati. Questo è un tema. Qua ha ragione Roberto Cesare quando dice facciamo un gruppo serio di lavoro, mettiamoci tutti dentro, però usciamo con una decisione. E se la decisione è di mantenere, io non ho nulla in contrario, ci mettiamo anche le risorse, perché continuare a vivere di stenti in tutte e 3 le situazioni non funziona più. Non funziona più. Siamo in difficoltà in tutte le strutture ospedaliere perché non riusciamo a dire quali di queste devono essere in un qualche modo le strutture diciamo idonee a svolgere questi compiti. Allora, la storia della nostra provincia ha dimostrato che il modello organizzativo su cui si è fondata la sanità in provincia di Latina è sempre stata quella di avere 2 ospedali provinciali. Così, 2 ospedali provinciali, l'uno a Latina, l'altro a Foggia. E poi avevamo una serie di piccoli ospedali, o di medi ospedali, che derivavano più dalle situazioni storiche dei comuni. Sui Monti Lepini, l'ospedale di Cori, di Priverno, di Sezze, erano un'eredità di vecchie situazioni assistenziali, che si erano poi via via riorganizzate sul sanitario, ma che in ogni modo, come dire, hanno dimostrato poi l'impossibilità, la fragilità per poter andare avanti come oggi deve andare avanti un ospedale moderno. E credo che agli amministratori di quei comuni oggi interessi molto di più una sanità meglio articolata sul territorio, più capace di dare le risposte che i cittadini chiedono nella gran parte dei casi. Guardate, la sanità non è solo urgenza e emergenza, per fortuna nella gran parte dei casi è prevenzione, è diagnosi precoce, è riabilitazione, tutto questo si può fare in qualsiasi parte del territorio. Perché dobbiamo attaccarci solo alla funzione, come dire, quasi idolatrica, che se non ho la rianimazione non posso fare sanità? Ma chi lo dice? E io mi augurerei che se toccasse a me di poter essere ospitato, qualora ne avessi bisogno, in un ospedale che abbia un ottimo reparto. Non un ospedale dove devo andare, dove mi devono dire si sta male e poi mi devono riportare, casomai perdendo altro tempo vitale per ciascuno di noi, in un luogo dove io possa ricevere questo tipo di... Insomma, in un mondo che viaggia con gli elicotteri, guardate, Formia Latina con l'elicottero ci vuole meno di un quarto d'ora, meno di un quarto d'ora. Ma di che stiamo parlando? E abbiamo gli eliporti adesso, abbiamo anche gli eliporti per del far atterrare il riporto. E allora è questo il punto vero è che non possiamo dire ad un cittadino che deve fare una visita cardiologica aspetta un anno, perché è veramente questo una situazione ai limiti del comprensibile. Aspettare un anno per uno che è malato di cuore significa dire muori e poi se ne occuperà qualcun altro. E allora il punto essenziale è che tutto questo secondo me si può fare se abbiamo il buon senso di rinunciare ad alcune cose condivise insieme per poterne pretendere altre e per imporne altre. Allora, a me pare che l'azienda si stia muovendo in questa direzione, io personalmente concordo pienamente sulle scelte che sta facendo la direzione generale. Poi però la direzione generale ha bisogno del sostegno nostro. Se noi, mi riferisco agli amministratori, ma mi riferisco anche alla capacità che gli amministratori hanno di comunicare con i loro cittadini. Non è solo una funzione, come dire, verticista, è anche la capacità di spiegare sul proprio territorio che sta avvenendo, se noi saremo capaci di sostenere questo progetto. Io credo che questo progetto può essere vincente per il territorio provinciale, che vi ricordo è un territorio lungo 170 km. Non è una provincia che ruota intorno a un centro per cui a Bologna o a Modena ci arrivi tra una città e l'altra in 10 minuti di autostrada. Qui per andare da Castelforte a Latina ci vogliono 1 ora
e 40, un'ora e 50 se ti va bene, e poi non parliamo durante l'estate che cosa può accadere. E allora il modello vincente della sanità territoriale è l'unico possibile, ben gestito. E poi dei punti per l'emergenza fortemente e ben organizzati, in cui ci siano tra di loro dei modelli di trasporto veloce.